È stato fantastico stamattina vedere queste aziende che raccontavano ai ragazzi le loro esperienze aziendali, quello che fanno e quello che vorrebbero fare. È stato bellissimo vederli lasciare le api, raccontare gli sviluppi strategici ed è fantastico adesso vedere i ragazzi che si stanno distribuendo su questi tavoli con tutte queste idee, cercando di ottimizzare al massimo il loro tempo per trasformare questa idea in qualcosa di importante da presentare alle aziende. Credo che il format di mettere le aziende con le loro specificità, con il loro modo di porsi nei confronti dell'innovazione di fronte dei ragazzi che affrontano questa cosa in modo completamente destrutturato e con un pensiero laterale fortissimo, perché non sono tutti i giorni immersi su queste cose, sia veramente molto interessante perché offre l'opportunità di avere per un weekend in un lampo una espressione di creatività e una percezione da parte di persone che comunque possono essere dei consumatori molto interessante. Beh, le prime impressioni sono assolutamente positive, l'evento era, non avevamo dubbi, è già un evento fighissimo. I team si sono aggregati subito, hanno fatto un po' fatica all'inizio perché comunque c'è stata questa compravendita tra sviluppatori e marketing, le varie competenze, ognuno voleva prendersi le cose migliori, però adesso hanno messo la testa bassa e stanno già andando a produrre un sacco di cose. Per cui assolutamente, siamo curiosissimi di sapere cosa salterà fuori. E Andre. Beh, insomma, tecnologie parecchio differenti fra loro, da cose molto specifiche, tecniche per le automobili fino al tessile, alla moda, quindi credo che sarà proprio un bel evento, domani ne vedremo delle belle. Quello che mi è piaciuto di più di questo hackathon è sicuramente il fatto che siamo riusciti a creare subito un team con persone che non conoscevamo. È stato interessante girovagare e cercare persone che non conoscevamo e avessero competenze diverse per cercare di trovare un team più omogeneo possibile. Le aziende che ci sono oggi sono solamente quattro, però danno un'enorme potenzialità al nostro progetto e al progetto degli altri perché forniscono un'ottima base di sviluppo con tantissime possibilità e modalità diverse da inventare. Per quello che ha detto lui, concordo, perché abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con delle aziende che lavorano nel campo e di ascoltare le loro richieste, magari in un ambito più enterprise che di start-up o di altre cose, e di metterci a confronto con un'esperienza diversa, insomma. Ma io lo vedo anche come un momento diverso di vivere un weekend in modo alternativo. Molto interessante, che potrebbe servire anche a noi sviluppatori o anche ai designer e marketing, imparare cose nuove, conoscersi, divertirsi E mettere qualche e curriculum in giro. esatto, e magari farsi vedere, farsi sentire.